Oggi sono abbastanza ottimista, perlomeno per questa mattinata inizialmente. Come al solito sto seguendo il Future FTSE MIB, sono affezionato al nostro MIB, lo vedo che sta tentando timidamente di voler salire, sta avvicinandosi, ritestando quelli che sono i massimi intraday realizzati circa un'oretta fa, e quindi la posizione che ho suggerito è long al superamento del livello 20.400, che sta toccando proprio in questo esatto istante, uno stop loss molto semplice di 100 punti, quindi sul livello 20.300, dove passano anche altri indicatori, e un target invece 2100, leggermente sopra quello che è al momento la prima resistenza dei 20.500, 20.600 come target. Quindi un'operazione con un rapporto 2 a 1, e se tutto va bene potrebbe andare in porto. Quindi tutto sommato la direzione a mio parere è quella da prendere di un team rimbalzo, e lo prendo. Poi dipende da come soffierà il vento: se soffia forte va ancora più in alto, altrimenti rimane così. D'altro canto il target e gli stop loss che mi sono dato sono piuttosto moderati. Ascoltami Alessandro, una considerazione, io mi sbilancio, personalmente ho una visione assolutamente negativa per il nostro FTSE MIB, così come per tutti gli altri indici di borsa, non parlo della seduta di oggi, parlo ovviamente del quadro generale che vedo discendente, però tu mi insegni una cosa, che di fatto il trading è una logica di rischio-rendimento. E forse per chi ha coraggio, per chi ha pelo, sono livelli che possono essere interessanti in termini proprio di rischio rendimento per dei long che abbiano magari un'area 20.950 prima e addirittura 20.600 come potenziali obiettivi, a fronte di un rischio che direi limitato, perché se si va sotto i 20.100 punti, ecco, non vi è più trippa per gatti. Sì, assolutamente. No, no, ma guarda, ragionavo tra me e me questa mattina quando mi sono seduto su impostazione. Se applico tutto quello che ho studiato negli ultimi 30 anni sull'analisi tecnica, è chiaro che il mercato è ribassista. C'è un trend primario, trend secondario, trend terziario, è tutto negativo. Guardiamo qualunque tipo di grafico, siamo al di sotto di tutti i principali indicatori, con tutti indicatori negativi, oscillatori e posizionati nella parte bassa. Cioè, dal punto di vista logico, dal punto di vista teorico, siamo ovviamente in fase discendente. Però quando si è così in una fase di questo tipo, in realtà punto è che si va sempre a cercare, a mio parere, dei minimi, e quindi tu pensi sempre che l'ultimo minimo possa essere davvero l'ultimo, e da quel momento il mercato eventualmente rimbalzare. Quindi un rimbalzo, a mio parere, in questa fase di mercato ci può stare. Quindi si tratta di rimbalzo, non si tratta di inversione di tendenza. Non ho detto che torniamo in un battibaleno a 23.000, però a mio parere voglia di scendere del mercato, a mio parere, non ce n'è più, perché tutti gli operatori vedono bene da vicino questo livello 20.000, 20.080 per la precisione con la quotazione del future, che è un po' uno spauracchio. Se si rompe il 20.080 si va sotto il 20.000. È qualcosa che fa anche paura dal punto di vista, secondo me, psicologico, perché rivedere il livello 19.000 e qualcosa a me non piace, mi fa male la pancia. Ti dico di più: sotto il livello 20.000 paghiamo anche meno Tobin tax sotto certi aspetti, quindi addirittura è il livello che ti fa cambiare la quota della Tobin tax, quindi è davvero qualcosa di psicologicamente importante, e secondo me gli istituzionali non hanno voglia di farlo scendere fin lì, quindi lo tengono un pochettino a galla. E secondo me un rimbalzo almeno a 20.500 nelle prossime giornate, ma almeno, non ci siamo lontani neanche adesso, ma anche oltre, fin verso
il 21.000 secondo me ci può stare, ma questo è istinto, questo è intuito, questo può essere esperienza, questo è quello che io voglio fare, è la mia personalissima idea, sia quella suggerita nella tua bellissima trasmissione, ma anche quella che sto facendo io personalmente nella mia attività quotidiana o nei miei segnali operativi che mando nei miei canali Telegram ai miei clienti. Negli ultimi 10 giorni ho dato solo ed esclusivamente operazioni long, ho tentato solo ed esclusivamente operazioni long di breve respiro e quasi tutte sono andate anche quasi a target, per cui questo è quello che voglio fare, ma ripeto, è un'idea mia personale. Poi se uno neofita mi guarda il grafico daily del FTSE MIB, mi traccia delle trend line, mi parla di indicatori, è tutto ribassista e non c'è verso. Quindi la mia teoria mi dice una cosa, la pancia me ne dice un'altra, quindi non pretendo di avere ragione, però io faccio così.